Abbiamo appena assistito a una delle partite più assurde e allucinanti che io abbia mai visto nella mia storia da tifoso juventino. Io pensavo di aver raggiunto il massimo quando a Torino mi sono visto Juventus-Napoli 4-3. E ragazzi, ora mi viene in mente un collegamento incredibile. In quell'occasione, quella Juve di Sarri era la Juve di Martuscello, perché Sarri aveva preso la polmonite e non era in panchina. Questa volta è la Juve di Landucci e non è la Juve di Allegri. Questa roba è assurda, non ci avevo pensato. Io, guardate, mi auguro che tutti siate della mia stessa idea. Prima reazione, godere come dei maiali sudati sporchi di fango, perché se non godi stasera non ti è rimasto niente dentro il cuore che possa supportare questa squadra. Se la prima cosa non è godere come un maiale, non c'è più niente nel tuo cuore che riguardi la Juventus. La prima reazione deve essere quella, e poi si apre un mondo incredibile dietro questa partita. Perché la prima reazione, e in questo video veramente parlerò di cose positive, ma domani facciamo un altro video in cui apriamo un vaso di Pandora con colpe a destra e sinistra. Perché stasera sei felice e godi come un porco, perché non ti aspettavi di vincere questa partita neanche per sbaglio. Io lo dico sinceramente, durante tutta la partita, quando eravamo sotto i 2 gol, l'ho detto e l'ho ridetto e l'ho ribadito e l'ho confermato, non avrei mai pensato nemmeno di pareggiarla. Non avrei aperto il mio portafoglio nemmeno per tirare fuori un euro da mettere sul pareggio della Juventus, non della vittoria, sul pareggio. Quando poi fischiano il calcio di rigore per la Roma, invece lì sì, e lo vedrete nella live reaction, ero convinto che Szczęsny l'avrebbe parata e che in 10 l'avremmo vinta. Perché era cambiato tutto, cazzo, era cambiato tutto. Non sembrava neanche di vedere la stessa squadra. Sembrava che avessero preso un'altra partita con altri calciatori in un'altra epoca. È cambiata un'epoca. Perché? Perché? Spiegatemi perché. Spiegatemi che cazzo è. Devo cantare Amala, pasta, Juve, Amala? Perché questa è veramente una follia. Questa è veramente una roba fuori di testa. Io non so, a caldo, non riesco a farvi un'analisi tattica, non riesco a parlarvi di tattica, non riesco a parlarvi di campo, non ce la posso fare. Vi parlo delle teste, vi parlo degli sguardi, vi parlo della voglia, vi parlo della concentrazione. Di quel primo tempo io fatico a ricordare un primo tempo così brutto, e in quei 10 minuti nel secondo in cui poi la Roma va avanti di 2 con Chiesa che si spacca pure nella partita. Io non so davvero... Se c'è qualche tifoso che mi dice guardate che io invece ci credevo a vincere a Roma in queste condizioni, io ti faccio un applauso, perché io sono il primo nella lista a dire non ci credevo. Io sono il primo nella lista, nella fila degli ipocriti, perché durante tutta la partita ho detto della più brutta roba la Juventus, che ripeto, ne parleremo domani, perché non si può far finta di niente, non si può ignorare, non si può mettere la testa sotto la sabbia, ma stasera si gode. Cazzo, stasera si gode tutti insieme, uniti come una famiglia, come una squadra, perché non siamo squadra né in campo né fuori, noi tifosi non lo siamo, non siamo gruppo, non siamo famiglia. Stasera si gode, domani si critica, stasera si gode. Cazzo, stasera si gode come dei porci. Ma che cosa abbiamo visto? Che cos'è successo? Qualcuno si è sentito toccato nel personale? A qualcuno ha dato fastidio? Qualcuno ha finalmente capito che... mi sembra di tornare ai video di inizio anno, in cui dicevamo che il cortomuso non è questo per questa squadra. Questa non è la squadra cortomuso. Stasera l'ennesima conferma, che questa squadra deve andare e portare giocatori dall'altra parte. Tanti giocatori... ragazzi, questa squadra è l'opposto di quello che vuole Allegri in una squadra. Evil Allegri be like, squadra che attacca e se ne frega del risultato. Questa squadra è questo, perché anche nel momento in cui continuavamo a non prendere gol, lo dicevamo, ragazzi, non abbiamo preso gol, è vero, ma in quel filotto che abbiamo fatto, lo abbiamo detto tante volte, abbiamo vinto, non abbiamo preso gol, ok, ma
Ci sono degli sliding door nella partita. Questa è la partita per eccellenza di sliding door. Qua è successo di tutto. Qua veramente è successo di tutto. Io ora mi immagino Gabbo, Sick, che davvero, il successo di tutto di Gabbo stasera sarà enorme. Sarà enorme. Abbiamo vinto sta partita a Roma in 10, dove perdevamo di 2 gol con Chiesa rotto senza l'allenatore in panchina. Dopo che il Napoli, dopo che l'Atalanta, dopo che il Milan avevano giocato prima di noi e avevano vinto, perdere o non vincere, comunque pareggiare oggi significava ciao ciao con la manina Champions League, ci vediamo poi un'altra volta, chissà. Invece oggi c'è ancora una speranza. Fu fottuto fino alla fine, maledetto bastardo, non sono delle cazzo di parole del vocabolario italiano che porca vacca se hanno senso in certe occasioni, porca vacca se hanno senso in determinati contesti. Assurdo, non ci avrei mai pensato, non avrei mai creduto, cioè ve lo dico proprio tranquillamente. Mi ero arreso, completamente arreso. Poi, c'è da fare intanto una statua a Wojciech Szczęsny, una statua immensa, grande così, e tutti in fila a chiedergli scusa. E ancora una volta io in prima fila, per tutto quello che gli abbiamo detto invece quest'estate. In prima fila mi metto io, dietro voglio tutti voi però. Io in prima fila. Avevo firmato per 4 punti Roma-Napoli in Supercoppa, quando ero andato Juventus. Avevo firmato. 4 punti li abbiamo fatto, ora ci manca la Supercoppa, che qua si apre un altro capitolo all'interno della partita. Purtroppo Cuadrado era diffidato, si è pigliato il giallo. De Ligt si è pigliato il rosso. Non ci saranno con l'Inter mercoledì in Supercoppa. E quindi dovremo capire che com'è, però stasera, ragazzi, mamma Rugani che all'ultimo secondo fa quell'intervento, Szczęsny che all'ultimo secondo fa quell'intervento, De Sciglio che ti fa il gol del 4-3. Io vi ho sempre detto, che piuttosto che vincere 4-2 preferisco vincere 2-0. Stasera faccio fatica a darvi un giudizio. Perché forse preferisco davvero vincere 1-0 per la mia sanità mentale e per questo, perché questo se no una certa ti molla, questo una certa smette di battere. Se tutte le partite sono così, questo dice guarda io mi tiro fuori tranquillamente, non posso più far parte del tuo corpo, non posso più pompare il sangue nel resto del tuo corpo, mi devo arrendere, perché ti molla il cuore. Se questo è l'unducible, ti molla il cuore. Quindi l'unducci out, ti prego, ti scongiuro, perché queste robe non si possono vedere. Adesso parti gli scherzi e stronzate che in una serata del genere davvero voglio portarmi fuori soltanto le energie positive, perché in tante serate di merda che abbiamo vissuto, se non ti porti a casa le energie positive in un vero e proprio miracolo sportivo che in questo momento non vi posso riuscire a spiegare, non te le porti a casa più. Poi domani apriamo veramente una discussione super incredibile sulle cose che non vanno, perché ce ne sono tantissime di cose che non vanno. Non dobbiamo farci buttare del fumo negli occhi da questa roba qua, perché questa è una tantum e abbiamo tirato fuori il coniglio dal cilindro, ci siamo giocati un jolly, abbiamo calato un poker d'assi servito in mano, ma non va sempre così. Ma stasera è andata così e teniamocela stretta, cazzo. Non vedo l'ora di portarvi la live reaction. Che roba, ragazzi, l'abbiamo vinta noi. Voglio, Dio santo il Signore, voglio 5.000 like a questo video. Se non ci sono 5.000 like a questo video, faccio causa alla Juventus.